Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Iniziamo questa liturgia penitenziale chiedendo al Signore di purificare il cuore, soprattutto dai peccati del non amore. Il grande peccato che urta contro Dio, perché Dio è amore, Dio è carità, e non c'è peccato che più offende Dio quanto l'odio, il non amore, il disprezzo del fratello, o anche quest'odio talvolta verso Dio che non si adegua ai nostri bisogni, non ci viene in soccorso nei nostri mali e pertanto viene accusato da noi come un Dio non padre, ma un Dio tiranno. E per questi peccati del non amore verso Dio e verso il prossimo, fatto all'immagine di Dio, che noi chiediamo questa mattina la purificazione della volontà, e nella nostra volontà, nel cuore, nel profondo del cuore, che si consuma questo peccato, il grande peccato del non amore, che ha diverse gradazioni, ma è la negazione di Dio che è amore. Dio è carità, Dio è amore, questa è la rivelazione di questo Dio che oggi non conosciamo più e che praticamente non riconosciamo quando noi manchiamo di amore. Dio è amore, è una definizione tardiva che chiude la rivelazione, ma racchiude tutta la rivelazione, ed è su questo punto che Dio attira la nostra attenzione, ed è su questo punto che noi questa mattina chiediamo al Signore tanta luce per penetrare nel fondo del nostro cuore e scorgere tutto ciò che contraddice all'amore, sia nei riguardi di Lui, sia nei riguardi del prossimo, fatto all'immagine di Lui. Chiediamo al Signore questa luce, perché senza la luce di Dio noi non possiamo comprendere il peccato, che è un mistero, e non possiamo penetrare nelle profondità dell'essere nostro, come si situa davanti a Dio. I nostri occhi sono bendati, noi non riconosciamo il nostro peccato. Soltanto nella luce di Dio possiamo riconoscere il nostro peccato, e soltanto dalla grazia che consegue la luce possiamo chiedere perdono consapevolmente del nostro peccato. O Spirito di Dio, scendi su di noi, abbiamo bisogno della tua luce e della tua grazia, della tua luce per comprendere, della tua grazia per reagire. Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di plasma chi, yeah.
Maria noi ceruania na yara na viona mai na yo a ti diria Maria scindere me asciunti mo anichiria la iena yara na si oro mo na yo io arania ne me scento la muna sce yara yena yo. Scandagli il tuo cuore e troverai il tuo peccato. Umiliati davanti a Dio che ti scopri il tuo peccato. Chiedi perdono al tuo Dio che amore. Io ti ho amato di amore eterno e ti conservo per questo ancora pietà. Questo Dio ti viene incontro e ti chiede di riamarlo, ti dà la grazia di riamarlo. Mettiti di nuovo in orientamento giusto davanti a Lui, cerca Lui, Lui soltanto. Raddrizza la tua via e metti ordine nella tua vita. Questo ti dice il Signore tuo Dio. Rivedi il rapporto che hai con i tuoi fratelli. Tu marito, rivedi il rapporto di amore che hai con tua moglie. Tu moglie, rivedi il tuo rapporto con tuo marito. Rapporto intimo, quello che nasce dal cuore. Genitori, rivisitate i vostri rapporti con i figli e voi figli i vostri rapporti con i genitori. Tutto si basa nell'amore, l'amore è la vita. O Signore Gesù, ecco perché tanti mali incombono su di noi, perché non abbiamo saputo amare, perché non abbiamo saputo mettere te al primo posto, perché non abbiamo regolato i nostri rapporti nella luce della verità e nella grazia dell'amore. Signore, ti chiediamo perdono, rivisita le nostre famiglie, fa che nella tua luce possiamo riprendere sulla base dell'amore i rapporti familiari, perché è nella famiglia che si costruisce la società in cui viviamo, questa società che va male perché la culla della vita è inquinata e perché i rapporti in famiglia vanno male. Signore, tante leggi non arrivano a risanare la società, perché le leggi non colpiscono il male che è nel profondo. Soltanto tu, ricordandoci il tuo comandamento, colpisci il male nel profondo. O Signore mio Dio, togli il mio peccato, togli il peccato della mia famiglia e dammi la grazia di riamarci tutti nella nostra famiglia, per risanare la società in cui viviamo. Lavaci, Signore, d'ogni colpa, purificaci, Signore, d'ogni peccato. Ti chiediamo che quest'acqua lustrale che noi nel tuo nome benediciamo, accompagnata dal nostro dolore profondo, cancelli il nostro peccato. Versa quest'acqua lustrale nella nostra famiglia, perché sia risanata la famiglia che è malata, ed è malata perché manca l'amore. O Gesù, vieni e attraverso quest'acqua lustrale lava il mio peccato, i nostri peccati, i peccati delle nostre famiglie.
O Dio eterno e onnipotente, tu hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione e sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevessi il dono della vita eterna. Benedici quest'acqua perché diventi segno della tua protezione. Rinnova in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro, per Cristo nostro Signore. Benedici, Signore, questo sale, come ordinasti al profeta Eliseo di risanare l'acqua con il sale, fa che mediante questo doppio segno di purificazione siamo liberati dall'insidia del maligno e custoditi dalla potenza del tuo Santo Spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. Aspergimi, o Signore, con il sopo e sarò purificato. Lavami, Signore, e sarò più bianco della neve. Ecco l'acqua che sgorga dal Tempio Santo di Dio. A quanto giungerà quest'acqua porterà salvezza, e tutti potremmo cantare alleluia. Alleluia. Ma egli disse,
Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Parola del Signore. Beato il grembo che ti ha portato. La voce di questa donna è la voce di tutta l'umanità credente e anche la voce nostra. Beato il grembo che ti ha portato. Quel grembo ha portato l'amore sulla terra. Ne avevamo sentito parlare nel libro della Rivelazione, ma non avevamo l'esperienza. Avevamo osservato questo amore nel libro della Creazione, che è difficile leggere, ma quando questo amore è sceso dal cielo ed è venuto qui in mezzo a noi, noi abbiamo avuto esperienza di questo amore che è Dio, perché l'amore di Dio che si rivela nella creazione, l'amore di Dio che si manifesta nelle scritture che parlano di questo amore, viene ad essere più manifesto, tangibile, visibile, toccabile in Gesù che è il segno più grande dell'amore divino. Dio ha tanto amato gli uomini da dare il suo figlio. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unigenito, perché il mondo non si danni ma si salvi per mezzo di Lui. E noi beatifichiamo Maria perché ha portato nel suo grembo l'amore. Gesù è l'amore più manifesto di Dio, cioè Dio manifesta il suo amore in Cristo Gesù, è il dono di Dio agli uomini. Eppure gli uomini non sempre accettano il Figlio, anzi, come ieri, così anche oggi c'è il rifiuto dell'amore, perché c'è il rifiuto di Cristo che parla dell'amore del Padre per tutti gli uomini. Noi siamo chiamati a ribadire questo amore, a riconoscere questo amore del Padre per noi. Siamo chiamati in Cristo Gesù ad amarci gli uni gli altri, perché l'amore di Dio per questo ci è stato manifestato ed è stato depositato in noi, perché noi possiamo riamare Dio debitamente e possiamo in tutte le opere del Signore. Questo amore pedagogicamente viene a insegnare all'uomo come si ama, perché una volta che noi siamo figli di Dio, una volta che siamo fatti ad immagine e somiglianza di Dio, essendo Dio amore, dobbiamo amarci gli uni gli altri, ed è in questo amore che noi realizziamo noi stessi. L'uomo non si realizza attraverso altre vie. L'uomo trova la sua realizzazione secondo il piano di Dio. Dio è amore, e noi, riconoscendo Dio amore, rapportandoci a Lui nell'amore e amandoci gli uni gli altri, noi ci realizziamo.
e la civiltà dell'amore che oggi dobbiamo predicare in questa società in cui l'amore viene a mancare e vengono a mancare tanti beni perché manca l'amore. Diceva Gesù, da questo riconosceranno gli uomini che veramente io sono venuto in terra, se voi vi amate gli uni gli altri come io vi ho amato. Quando noi vediamo una pianta esotica o un frutto esotico, noi diciamo: qualcuno ha portato questa pianta, qualcuno ha portato questo frutto, perché qui non nasce questa pianta, non matura questo frutto. Ed è così, l'amore in questa terra di peccato è stato portato da Maria, nostra madre. È venuto in mezzo a noi l'amore, l'amore del Padre in Cristo Gesù. Il Padre ci ha dato Cristo Gesù, che si è morato per noi e ci ha insegnato ad amare. Ecco il valore pedagogico e teleologico dell'amore. Dio ci ha amato, ma Dio ci ha amato non solo, ma ci ha insegnato ad amare. Da noi non possiamo amarci, perché, come dice il filosofo, l'uomo è lupo per l'altro uomo. E allora Dio è venuto, ha innestato se stesso nell'uomo perché l'uomo possa amare. Dice San Paolo nella lettera ai Romani 5:5: l'amore di Dio è stato effuso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato donato. Il Padre nel Figlio ci ha donato lo Spirito Santo, ci ha donato l'amore, perché noi, come Dio, possiamo amarci gli uni gli altri e possiamo riamare Dio. L'uomo da sé non può amare. Quell'amore che l'uomo porta all'altro uomo è soltanto una pallida idea, è un'immagine di quell'amore vero che Dio vuole che noi abbiamo dentro il nostro cuore, quell'amore che è dono perfetto di noi stessi per l'altro, perché vogliamo vivere nell'altro e per l'altro. Questo è l'amore. Come Dio Padre dona la vita al Figlio, e come il Figlio riconosce il Padre come il donatore, come in questo mutuo scambio c'è lo Spirito, il dono, lo Spirito Santo, così anche noi sulla terra, perché l'amore tra di noi è ad immagine dell'amore eterno. Dio ci ha insegnato ad amare. Noi possiamo riamare Dio soltanto se Dio depone l'amore suo dentro di noi, perché l'uomo da se stesso può soltanto elevarsi a Dio, ma non può amare Dio di un amore vero, di un amore che è vita. Ma tanto più noi non possiamo amarci tra di noi, perché c'è un'ostilità innata a causa del peccato che ci mette gli uni contro gli altri, ci impedisce di unirci in profondità gli uni con gli altri. E allora Dio ha messo il suo amore dentro di noi, lo Spirito suo, lo Spirito dell'amore, perché noi possiamo amarci gli uni gli altri. Tra gli uomini adesso, come dice la prima lettura, non c'è più distanza, cadono tutte le barriere tra gli uomini, le barriere naturali e le barriere artificiali. In Cristo Gesù è detto: non c'è giudeo o greco, non c'è schiavo o libero,
non c'è più uomo o donna, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. E con l'amore porta l'uguaglianza, toglie tutte le barriere, l'amore unisce e l'amore crea la vita. Noi non possiamo amarci gli uni gli altri come Dio vuole che ci amiamo, e non possiamo realizzarci come uomini fatti all'immagine di Dio se non superiamo tutte queste barriere, greco o giudeo, schiavo o libero, uomo o donna. Siamo tutti figli di Dio, fatta l'immagine della Trinità, dove le tre persone si amano perché sono amore e sono uno. Così noi, molte persone, diventiamo uno in Cristo Gesù, amandoci gli uni gli altri. Non siete state voi ad amare, dice la Scrittura, ma è Dio che ha amato voi. Il primo ad amarci è stato Dio. Noi amiamo perché Dio ci ha amato, e tanto ci ha amato da deporre l'amore suo dentro di noi, perché noi possiamo amare Dio e amarci tra di noi con lo stesso amore di Dio. E allora, fratelli e sorelle, questa è la vocazione nostra, la vocazione cristiana: realizzare l'amore sulla terra, predicare il Vangelo dell'amore in una umanità che non si ama, in una società dove ci sono sperequazioni, dove ci sono lotte, cominciando dalle lotte familiari, cominciando dalle lotte nei gruppi di lavoro, dove ci sono uomini riuniti insieme, lì c'è la lotta, perché c'è di mezzo il peccato. Cristo è venuto a togliere il peccato del mondo e innestare l'amore, perché l'uomo possa vivere l'amore e possa realizzarsi, perché l'uomo si realizza quando, fatto di immagine e somiglianza di Dio, diventa come Dio. Oggi, nello spiritualismo moderno, che è negazione del vero spiritualismo, è un tentativo dell'uomo di crearsi una via diversa da quella data da Dio, che è Cristo Gesù, oggi l'uomo cerca di farsi Dio, di fare meglio di Dio, di realizzarsi da se stesso, ma qualunque via l'uomo inventa è destinata al fallimento. Soltanto accettando l'amore di Dio, vivendo nell'amore di Dio, noi possiamo trovare la nostra realizzazione e diventare Dio. Io ho detto, voi siete dei, dice Gesù. Ed è una verità. L'uomo che è stirpe divina diventa simile a Dio. Diventa simile a Dio soltanto quando ama, perché Dio è amore. Tanto tu più sei simile a Dio, quanto più ami, tanto più sei dissimile da Dio, e tanto più tu ti terrorizzi, tanto più ti materializzi, tanto più tu ti allontani dal tuo ideale di uomo, quanto meno ami. L'egoismo che oggi impera è la negazione dell'amore. L'autonomia che ognuno di noi rivendica, la libertà di farsi da se stesso, è in negazione dell'amore, perché l'amore è il dono di noi stessi agli altri, è uscire da sé, vivere nell'altro e per l'altro, ma in quell'altro è Cristo Signore che vive, è Dio che vive. Amando il mio fratello, io mi congiungo con Dio, vivo in Dio e realizzo me stesso. Ecco la via nuova, la via di salvezza dell'uomo, che è l'amore. Abbiamo pregato all'inizio della liturgia
perché venga tolto dal nostro cuore il peccato, perché il peccato ostacola l'amore, e abbiamo chiesto l'amore di Dio tra di noi, l'amore in famiglia, l'amore nella società, e dobbiamo combattere questa buona battaglia in tutti i modi, perché trionfi l'amore. Dobbiamo combattere con Dio e per Dio, perché il piano di salvezza di Dio si adempia, e incominciamo ad amarci gli uni gli altri, togliendo da noi il peccato, togliendo la barriera che ci impedisce di riconoscere nel fratello il figlio di Dio e di rapportarci al fratello come a figlio di Dio e a fratello nostro. Se noi travalichiamo tutte le barriere, se noi togliamo tutte queste barriere, se noi guardiamo a questo testo, non c'è tra di voi più né giudeo né greco, né schiavo né libero, né uomo né donna. Se noi riconosciamo l'uguaglianza nostra, come nella Trinità le tre persone sono uguali e distinte, ma sono una sola cosa, ed è per questo che hanno la vita, la pienezza della vita, la pienezza della felicità, così anche noi. Se superiamo tutte le barriere, tutte le divisioni, se in mezzo a noi non ci sono né uomini né donne, non ci sono né schiavi né padroni, se in mezzo a noi non ci sono né italiani né francesi né negri né bianchi, ma ci sono uomini, allora è possibile veicolare l'amore. È per questo che noi dobbiamo combattere. Non è per tanto che noi ci battiamo per la solidarietà umana, che non ha come base l'amore divino, ma ci battiamo per questa solidarietà divina, perché l'amore da Dio, l'amore Dio, e realizzando l'amore tra di noi, noi ci realizziamo come uomini, come figli di Dio, realizziamo la nostra vera dignità di figli di Dio, e come dice Gesù, voi siete dei, siete simili a Dio. Per questo noi ci battiamo. Fratelli e sorelle, non sbagliamo strada. Dio ci ha dato la via. Questa via ci è stata portata da Cristo Gesù, il quale disse: io sono la via, la verità e la vita. È in Lui che noi troviamo l'amore, è in Lui che ci dà il suo Spirito, ci dà lo Spirito Santo, e nello Spirito Santo, che è lo Spirito del Padre e del Figlio, che noi possiamo conoscere la verità, e conoscendo la verità diventiamo liberi, veramente liberi, perché sta scritto che è la verità che rende liberi. E noi, liberi figli di Dio, possiamo avere la vita, la vera vita, quella vita che ci manca. Chiediamo al Signore di comprendere queste cose, di entrare nel mistero dell'amore, e chiediamo la grazia di realizzare l'amore in mezzo a noi. Amen. Pietro, nella casa di Cornelio, dice: in verità sto rendendomi conto che Dio non ha preferenze di persone, ma chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque popolo appartenga, e a lui accetto. È una grande verità. Dell'amore di Dio. Dio ama tutti, e anche noi dobbiamo amarci tutti, superando tutte le barriere, riconoscendo in ciascuno di noi
il Figlio di Dio, noi dobbiamo amarci gli uni gli altri, senza tante distinzioni. Così noi realizziamo il piano di Dio, che ci vuole molte persone e un'unica persona morale. Siamo moltissime persone fisiche, ma nell'amore diventiamo un'unica persona morale, ad immagine di Dio, che dove ci sono tre persone e un solo Dio. Amen. Innestiamo la nostra preghiera sull'amore. Chiediamo al Signore di guardare con compassione tutti, perché tutti abbiamo bisogno di Lui. In questo momento noi presentiamo al Signore la Santa Madre Chiesa, diffusa per il mondo, ma particolarmente presentiamo la Chiesa locale, presentiamo il Vescovo, i sacerdoti, i ministri dell'altare e tutti i fedeli, perché nell'obbedienza alla fede possiamo ritrovare la via dell'amore ed essere fermento lievito nella società attraverso la pratica dell'amore. Per questo noi ti preghiamo, o Signore. Ti preghiamo per i governanti, ti preghiamo per il Capo dello Stato, ti preghiamo per tutti quelli che hanno responsabilità pubblica a livello nazionale, regionale, locale. Ti preghiamo per il sindaco e per tutti quelli che gestiscono così la società, la cosa pubblica. Per tutte queste persone chiediamo al Padre l'amore, perché è nell'amore che si può governare bene una nazione. La giustizia vera è la giustizia dell'amore. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ti preghiamo per i sofferenti, per i molti sofferenti, per gli oppressi, per i perseguitati, per i carcerati, per quelli che hanno avvisi di garanzia, per le loro famiglie, per tutti quelli che soffrono a causa di questa società maldestra, di questa società dove non regna l'amore, ma regna il peccato e l'oppressione. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ti preghiamo, Signore, per i poveri, perché sono quelli più vicini a te. Nella scala di quelli che sono più vicini a te ci stanno i poveri. Essi sono prediletti da te. E noi guardiamo ai nostri poveri, ai molti poveri, alle diverse categorie di poveri. Poveri nel corpo per mancanza di salute, poveri nello spirito per mancanza di grazia, poveri così per mancanza di cibo o ciò che è necessario alla vita, per tutti questi poveri che hanno particolarmente bisogno di essere amati, noi ti preghiamo. E adesso, Signore, ti presentiamo tutte quelle intenzioni che sono state presentate a noi, perché questa comunità terapeutica, questa comunità che si ama, possa impetrare da te grazia, possa impetrare da te l'esaudizione delle preghiere.